10 febbraio 1965. Oggi della vita di Padre Pio vogliamo raccontarvi quanto sia stato importante un suo figlio spirituale. Morì proprio in questa giornata. Si tratta di Emanuele Brunatto, che morì il 10 febbraio del 1965. Emanuele Brunatto nacque a Torino il 9 settembre del 1892, attore, cantante, impresario di moda. Passava da una città all'altra, sia in Italia che all'estero, e si tuffò immediatamente nella vita mondana. Si trovava a Napoli un giorno, mese di giugno, 20 giugno, andando a leggere il giornale Il Mattino di Napoli, lesse un articolo, un ampio servizio di Renato Trevisani. Quello fu un servizio che colpì tantissimi figli spirituali di Padre Pio, che si catapultarono qui a San Giovanni Rotondo per la prima volta. Questo accadde anche per Emanuele Brunatto. Infatti volle subito partire così per San Giovanni Rotondo, perché lesse su questo articolo di questo straordinario frate cappuccino, e immediatamente partì per San Giovanni Rotondo. Voleva conoscere a tutti i costi questo frate cappuccino. Allora lui, immaginiamo la scena, entra nella chiesetta antica, Padre Pio lo nota immediatamente e lo fulmina con uno sguardo. Lo fulmina con uno sguardo, come se in quel momento Padre Pio avesse visto il demonio, il diavolo. Ma Brunatto, definendosi un peccatore numero uno, fece subito pentito l'accusa dei peccati. Mentre riceveva l'assoluzione da Padre Pio da Pietrelcina, sentì questo profumo di rose e di violette. E Padre Pio lo accettò subito come figlio spirituale. Pensate un po', nei primi giorni lui abitava nei pressi del convento, su una sorta di piccola capanna con un tetto di paglia che era adibita alla raccolta delle olive. Poi, su invito di tutta la famiglia francescana, lui venne ricevuto nel convento e stette in convento per circa 6 anni. E furono degli anni molto importanti, per circa 5 anni, furono degli anni molto importanti per Emanuele Brunatto, dal 1920 al 1925. Lui, pensate un po', visse accanto alla cella di Padre Pio, nella cella numero 6. E andando a spulciare la sua biografia, che vi esorto a leggere sul sito internet www.emanuelebrunatto.it, si parla appunto in questa grande vicinanza, non solamente fisica ma anche e soprattutto emotiva e spirituale. Emanuele cambia totalmente il suo modo di vivere, diventa la persona forse più vicina al frate stigmatizzato, una sorta di ombra, il suo officiante di messa, il suo aiutante, il suo primo figlio spirituale, ma soprattutto il suo personale e fidato, come spesso veniva definito, il cane da guardia. Padre Pio lo apostrofava come un francese, ovvero il francese, ma soprattutto il poliziotto, proprio perché grazie a lui, ci furono una serie di indagini tutte rivolte a difendere l'immagine, la storia, la vita di Padre Pio da Pietrelcina. Lui fu un grande difensore di Padre Pio. Per questo noi oggi vogliamo ricordarlo. Tra l'altro, se volete, potete consultare il sito emanuelebrunatto.it per leggere un po' quella che è stata la sua anche attività, tra virgolette, editoriale. E, tra l'altro, si legge sul sito conventosantuariopadrepio.it, che è il convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo, che durante le persecuzioni dell'innocente frate stigmatizzato divenne il difensore di Padre Pio, ma creò non lievi difficoltà. Però noi oggi possiamo dire grazie Emanuele Brunatto per aver difeso il nostro caro e amato San Pio da Pietrelcina.